grazie al professore Vago. Adesso è Paolo Farina, mi ricordo fondatore geniale di Wikimafia, di Mafia Max, l'ho detto io così. Cominciamo, che già sono abbastanza emozionato. Io non trovo molto tempo, perché insomma siete qui per ascoltare il dottor Di Matteo. Anzitutto voglio esprimere la mia soddisfazione e la mia gioia per potermi finalmente riferire al dottor Di Matteo come mio concittadino, perché quando abbiamo iniziato la battaglia per la cittadinanza onoraria non era affatto scontata che si sia detto oggi in Consiglio Comunale, perché c'erano veti politici contrapposti, e considero il fatto che l'unanimità raggiunta in Consiglio Comunale sia stato anche gran parte merito della tenacia e della capacità politica di Davide Gentili, che è presidente della Commissione Consigliere Antimafia, che ha portato avanti la nostra richiesta. E io qui oggi faccio una breve introduzione semplicemente per spiegare il senso del perché abbiamo voluto fare questa iniziativa pubblica, per esaurire anche tutto il Palazzo Marino qualche ora fa. E il senso è questo, e anche del titolo che ha preso questa iniziativa, è la filosofia che sta alla base di quello che facciamo tutti i giorni con Wikimafia, cioè quello di far conoscere e quello di far ricordare. E siccome per ricordare c'è bisogno di verità, non a caso abbiamo scelto, abbiamo fortemente voluto quest'aula, che è intitolata alla memoria di Giovanni Falcone di Borsellino, quando gli chiesero perché si occupasse di mafia, rispose: io non mi sono occupato di mafia, ci sono entrato a caso e poi ci sono rimasto con un qualche morale. La gente mi moriva attorno. Ecco, io non ho scelto di occuparmi di mafia, ci sono entrato per caso, dovevo riempire 9 crediti sul piano di studio, e poi ci sono rimasto per una scelta morale, perché mi vergognavo a fare... l'antimafioso solamente in occasione dell'anniversario delle stragi, se andava bene. Ho capito tutto questo, era un lunedì 5 anni fa, era il 19° anniversario della strage di Capaci, ero a lezione, era all'incirca questo orario, e l'ho capito quando il mio professore, che è solitamente così misurato e attento all'etichetta, non è riuscito a trattenere le lacrime davanti ai suoi studenti perché si rammaricava di non aver fatto abbastanza per difendere Giovanni Falcone quando, da quello che aveva subito quando era in vita. Ecco, io quando Giovanni Falcone, quando Cosa Nostra ha sventrato un'autostrada con 1000 chili di tritolo, avevo solo 3 anni, quando Cosa Nostra uccise uno dei più grandi giudici della storia d'Italia, eppure io quel giorno mi sono sentito in colpa lo stesso. E allora da quel giorno la mia ossessione è stata una e una sola, quella di far conoscere a tutti in maniera chiara, semplice. Ci siamo inventate nuove forme di comunicazione, abbiamo unito i social, abbiamo inventato Wikimafia, adesso la settimana prossima presentiamo Mafia Max, siamo arrivati a fare le 4 o le 5 del mattino per scrivere voci, per mappare, per capire, per essere precisi, perché poi le fonti è sempre un problema, ma non ha importanza tutto questo, perché niente quello che possiamo sacrificare noi da parte dal punto di vista del nostro tempo rispetto a quello che ha patito in vita Giovanni Falcone, che è in parte quello che sta succedendo ad Antonino Di Matteo. Ed è anche per questo che abbiamo voluto fare questa iniziativa, perché Giovanni Falcone purtroppo è stato lasciato solo e noi non vogliamo che la storia si ripeta. E diciamo, io tutte le volte che penso a quello che faccio mi sento anche un forte peso, perché comunque non serve solo portare avanti la lotta, dire di fare la lotta, bisogna anche portarla avanti con la stessa compostezza morale, dignità e onestà con cui l'hanno portata avanti quelli che ci hanno preceduto. E quindi io dico sempre che loro, i mafiosi, possono anche vincere tutte le battaglie giudiziarie,
possono essere assolti per insufficienza di prove, possono essere prescritti, ma c'è una battaglia che non vinceranno mai, che è quella fondamentale per vincere la guerra, ed è la quotidiana battaglia che ciascuno di noi gaggia ogni mattina col proprio specchio. Noi quella battaglia, se vogliamo rendere onore alle persone a cui è intitolata quest'aula, abbiamo il dovere di non perderla mai. E poi chiudo con un ultimo ricordo, che non è mio, mi è stato tramandato. Quando Giovanni Falcone riferì a un suo caro amico che non aveva voluto figli perché non voleva lasciare al mondo orfani. Eppure, per ironia della sorte, la sua passione, il suo coraggio, la sua dedizione, la sua professionalità, perché c'è bisogno di professionalità nella lotta alla mafia, gli ha portato ad avere più figli di quanto non potrebbe aver avuto in 100 vite. E perché siamo tutti figli di Giovanni Falcone, ma saremo degni di avere questo padre, perché saremo degni di avere questo padre solamente il giorno in cui porteremo a termine quello che lui ha iniziato. E quindi noi giovani, visto che sono oggi messe in discussione molte, troppe delle libertà per cui sono morte troppe, tante persone, non possiamo più tirarci indietro, non possiamo più essere indifferenti, dobbiamo cominciare a fare la nostra parte. Dobbiamo smettere di pensare che non ci riguardi, che sia tutto qualcosa che sta a Palermo. No, ci riguarda ora qui a Milano. E se vediamo che le loro idee camminano sulle nostre gambe, allora queste gambe dobbiamo farle andare. Perché come diceva uno dei più grandi politici che la storia d'Italia abbia mai avuto, si chiamava Enrico Berlinguer. Se i giovani si organizzano, si impadroniscono di ogni ramo del sapere, lottano a fianco dei lavoratori e degli oppressi, non c'è scampo per un vecchio ordine fondato sul privilegio e sull'ingiustizia. Noi finché non progresseremo. Noi finché non rovesceremo quell'ordine non avremo né verità né giustizia. Quindi grazie, dottor Di Matteo, per quello che fa tutti i giorni per far cedere a noi la verità e la giustizia che vogliamo.